In piedi e poi mi metto seduto. Buonasera a tutti, grazie per il coraggio di essere qui l'ultimo giorno, l'ultima sessione. In genere dall'ora di pranzo, insomma, c'è un fuggi-fuggi, normale, comprensibile, quindi veramente un particolare ringraziamento. Siamo qui oggi con Alessia Williams e Tiziana Dragone e Fabrizio Salvatori che vi parla, della Direzione Centrale Prevenzione dell'INAIL, per illustrarvi il percorso formativo in e-learning destinato agli studenti inseriti in alternanza scuola-lavoro. Di questo percorso ha parlato ieri anche il capo della segreteria del oramai ex ministro della pubblica istruzione o dell'istruzione, università e ricerca, e ringraziando l'istituto proprio per il contributo che è stato dato in questo senso per tutti gli istituti scolastici che stanno gestendo in questi mesi questo percorso formativo. Le colleghe Alessia e Tiziana ve lo illustreranno nel dettaglio. Io vorrei invece introdurre questa tematica partendo da alcuni concetti piuttosto generali che però ci sembra importante sottolineare. Allora, non era proprio questa la... Vediamo, adesso... no. Strano, eh?
Vabbè, allora non fa niente, come dire, facciamo, trasformiamo una cosa subita in una cosa voluta e quindi parto direttamente da questa successione di immagini e partendo dal concetto di correzione di esperienze passate per quelle future. Allora, tutti noi, quando ci troviamo a progettare qualsiasi cosa, anche la più semplice, come una vacanza, per esempio, se l'anno prima qualcosa non è andato bene, l'anno dopo diciamo, vabbè, cambiamo questo, preferisco quest'altro posto, però questa sistemazione la voglio in questo modo. Per la salute e sicurezza sul lavoro, questo non si dovrebbe fare, quasi possiamo dire non si può fare, perché parlare di miglioramenti basandosi sul passato vuol dire comunque lasciare sul terreno veramente, e non in senso metaforico, morti e feriti. Quindi quello che noi vorremmo fare e che si facesse in ogni situazione parlando di salute e sicurezza sul lavoro è quello di rievocare il futuro, cioè immaginarci per quanto è possibile quello che noi vorremmo realizzare e sforzarci al massimo delle nostre possibilità perché questo si realizzi senza passare per un'esperienza passata. Il ecco sì, è veramente passata, c'era altro, ma va bene così. Perché questo? Perché se, come abbiamo visto prima, Scrooge, il personaggio di Charles Dickens, aveva tre spiriti che lo guidavano per vedere quali fossero le conseguenze dei suoi comportamenti e quindi poterli cambiare prima che questi dispiegassero i loro effetti, per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro, noi dobbiamo essere assolutamente certi che quello che noi stiamo facendo, che faremo, è il massimo delle nostre possibilità, perché sappiamo che il rischio zero non esiste. La scuola di San Giuliano di Puglia, in Molise, 15 anni fa, con questo terremoto, ha cancellato la classe 1996 dalla propria scuola, 27 bambini e l'insegnante. Più recentemente, ovviamente, conosciamo questi altri fatti. E questo lo dico perché nell'approccio con la diffusione dei valori e della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, noi non dobbiamo mai dimenticarci che tutto quello che mettiamo in campo è fatto sempre per il futuro e non per il passato, perché le conseguenze sono quelle che stiamo vedendo. L'INAIL, come sappiamo, ha come missione quella della tutela globale e integrata del lavoratore, quindi a fronte delle sue macro attività tradizionali, che sono quelle dell'assicurazione, delle prestazioni economiche e sanitarie, ha all'origine di tutte le sue attività al momento la prevenzione e la ricerca, proprio affinché tutte le conseguenze siano il più possibile ridotte. E sappiamo anche che in questo caso invece interviene la parte di protesizzazione, riabilitazione e reinserimento sociale e lavorativo e familiare. Ed è per questo che l'INAIL ha particolarmente a cuore la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di studio, di lavoro e di vita quotidiana rivolti agli studenti, perché saranno i lavoratori di domani e perché quello che loro avranno assimilato dai nostri interventi, dalle nostre azioni, dovrà essere qualcosa che loro sentiranno come qualcosa di assolutamente naturale, normale. E a proposito dell'importanza della formazione e della formazione nella salute e sicurezza sul lavoro, voglio citare un piccolo episodio legato a un insegnante di Kendo, maestro giapponese, al quale un ragazzo, vedendo una lezione di Kendo, chiese: maestro, ma posso assistere da fuori prima di decidere se
partecipare, di seguire o no il suo corso di Kendo. E questo maestro disse sì, perché no, un po' con un sorrisetto un po' ironico. E questo ragazzo, pensando di aver fatto una gaffa o di aver detto qualcosa che forse non era stato tanto gradito da questo maestro giapponese, disse: ma perché, maestro, da voi in Giappone come si usa? Ma da noi si dice: prova una vita e poi decidi. Perché? Perché formazione è qualsiasi cosa ci accade. Formazione è qualsiasi cosa che, se noi siamo disponibili ad accogliere, ci proviene da chiunque noi incontriamo, dalle persone con cui entriamo in contatto ogni giorno. La formazione strutturata, professionale, è quella che ha maggiore responsabilità, perché deve dare proprio il senso della congruenza fra i saperi che vengono trasferiti dal formatore ai saperi che sono identitari del formatore stesso, cioè la differenza che c'è fra fare il formatore e essere il formatore. Perché si vede, la differenza si vede, specialmente quando parliamo di formare alla sicurezza. Consideriamo che il formatore è un agente di cambiamento, è un sostegno all'innovazione comportamentale, perché è nei comportamenti sicuri che noi andiamo a incidere sulla diminuzione degli infortuni negli ambienti di studio, di lavoro e di vita quotidiana. E quindi anche i tre grandi tradizionali ambiti della conoscenza, delle capabilities, delle capacità, delle competenze e dei comportamenti nella formazione alla sicurezza sono ancor più amplificati. E questo lo vedremo nella illustrazione del percorso a cura delle colleghe Tiziana e Alessia che ora interverranno. Termino questa mia introduzione citando questo saggio di Ivano Dionigi, che è stato rettore dell'Università di Bologna, utilizzando il titolo del suo ultimo capitolo, La scuola, dove passa il futuro. In questo saggio Dionigi mette insieme una serie di concetti che sono esattamente quelli che noi dovremmo prendere in considerazione per quanto riguarda la salute e sicurezza sul lavoro. L'interdisciplinarietà, la collaborazione, la corresponsabilità, la comunione. Lui utilizza questi concetti per spiegare, per sostenere la grande attualità del latino, mettendolo addirittura in parallelo con Twitter. Quindi la grande capacità sintetica della lingua latina con la capacità sintetica di Twitter, dicendo: attenzione, il presente non basta. Dobbiamo non dimenticarci del passato guardando al futuro. Questa è la frase con cui lui chiude questo capitolo e che io ritengo che possiamo fare nostra se abitata nel concetto della salute e sicurezza sul lavoro. E personalizzandola, direi che solo noi, cioè tutti gli attori, gli interpreti, i responsabili di questo sistema di sicurezza, possono effettivamente svolgere questo grande compito, che è quello di realizzare la sicurezza di tutti, tutti insieme. E chiudo con una massima che però è vera fino a un certo punto, perché ogni tanto anche stare da soli è un gran bel stare. Grazie.
Allora, intanto buon pomeriggio, io sono Alessia Williams, e faccio parte del gruppo di progetto che ha diciamo, realizzato questo prodotto formativo in e-learning destinato al, diciamo, agli studenti lavoratori inseriti nei programmi di alternanza scuola-lavoro insieme alla mia collega Tiziana Dragone. Cerchiamo di vedere, prima di entrare proprio nel merito della struttura, del percorso, in che cosa consiste, di capire un po' qual è il quadro ormai noto, comunque normativo, nel quale si è inserita diciamo, la realizzazione di questo percorso formativo, di questo progetto diciamo, formativo. A seguito della legge, quindi della 107 della Buona Scuola, uscita a luglio del 2015, questa ha individuato insieme alla guida operativa del MIUR l'INAIL come l'ente preposto alla formazione in materia di salute e sicurezza. Questo perché? Perché l'INAIL a livello istituzionale ce l'ha come mission e ce l'ha riconosciuta anche ai sensi del decreto legislativo 81. E per cui, poiché ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 81 i ragazzi, gli studenti inseriti nei programmi di alternanza scuola-lavoro sono equiparati allo status di lavoratori, anche loro sono soggetti all'obbligo di formazione, così come sempre sancito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 81. Per questo motivo l'INAIL ha preso in carico diciamo questa commessa e scommessa anche e ha iniziato a progettare e a sviluppare e realizzare questo percorso formativo. Il 16 dicembre del 2017 è stato firmato a Roma in occasione degli Stati Generali il protocollo d'intesa INAIL-MIUR finalizzato quindi alla promozione di interventi formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro anche negli ambienti scolastici e quindi quanto ai docenti ma soprattutto agli studenti e contestualmente alla firma del protocollo d'intesa è stato reso diciamo, disponibile questo percorso formativo in e-learning sulla piattaforma del MIUR e da qui quindi diciamo, è partita questa avventura di questo comunque percorso formativo che ha richiesto tempi di lavorazione diciamo, abbastanza lunghi ancorché comunque congrui con la scommessa a cui appunto volevamo rispondere. Volevamo rispondere anche qualitativamente, diciamo positivamente. Che cos'è studiare il lavoro? Studiare il lavoro è quindi un percorso formativo in e-learning realizzato in collaborazione appunto con il MIUR che diciamo ha l'obiettivo più grande, quello di avvicinare gli studenti alle tematiche di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, così come a scuola ma anche diciamo negli ambienti di vita. In che modo abbiamo cercato di realizzare questo obiettivo? Cercando attraverso le tematiche affrontate di far acquisire maggiore consapevolezza da parte dei ragazzi sui rischi che sono presenti sia al lavoro ma anche nella vita di tutti i giorni per tentare di fargli assumere comportamenti sempre più sicuri. Questo perché? Perché intanto è importante che ci sia questa diffusione soprattutto a livello scolastico e non solo per i ragazzi dai 15 ai 18 anni ma bisognerebbe anche cercare e l'INAIL già lo fa, di partire anche dalle scuole ancor prima diciamo, del liceo, quindi dai più piccoli, proprio per imprimere questa diffusione di questa cultura. E poi perché ovviamente sono obbligati a questa formazione in quanto inseriti in questi programmi che prevedono diciamo un'esperienza in un contesto lavorativo e proprio per questo obbligati a fruire della formazione in salute e sicurezza. Diciamo che c'è appunto un presupposto da cui diciamo siamo partiti e che poi abbraccia un po' diciamo tutti i percorsi formativi che vengono affrontati, realizzati e progettati da INAIL, cioè la sua filosofia della formazione, un po' come ci diceva anche Fabrizio, e quindi partire da un approccio olistico che vede la persona al centro della nostra progettazione. Questo perché? Perché la formazione deve essere dedicata all'utente che ne fruisce. In questo caso ci siamo proprio seduti a un tavolo, abbiamo analizzato il target
target di riferimento, che quindi erano dei ragazzi in un'età compresa comunque dai 15 ai 18 anni, quindi anche nel cuore, diciamo, della loro adolescenza, e quindi abbiamo pensato ad un percorso che potesse essere specificatamente dedicato proprio a loro. Inoltre c'è da dire che per rendere una formazione a 360 gradi, questa deve in un certo senso educare la persona, e educare in questo caso questi studenti, proprio perché si trovano ad affrontare comunque un percorso di alternanza che coniuga quello che loro, diciamo, le conoscenze che loro acquisiscono a scuola nell'esperienza pratica, in un contesto lavorativo nel quale sicuramente non sono abituati a stare. Per cui, per renderli quindi, per far sì che loro abbiano una formazione a 360 gradi che coniughi sapere, saper fare e saper essere, era chiaro che dovevamo progettare e comunque realizzare un percorso specificatamente dedicato alle loro esigenze e quindi specificatamente dedicato a loro in quanto studenti lavoratori. Le tematiche affrontate, i contenuti del percorso sono ovviamente quelli obbligatori per un qualsiasi lavoratore adulto che si trova in un qualsiasi contesto aziendale, quindi rimarcano quelli che sono i contenuti dettati dall'accordo Stato-Regioni del 2011. La formazione dei lavoratori è composta in una formazione generale e in una formazione specifica. La formazione generale, che è uguale per tutti ed è di 4 ore, mentre la formazione specifica varia a seconda dei settori di rischio, e quindi partiamo da rischio basso, distinguiamo tra rischio basso, rischio medio e rischio alto. Le modalità sono definite dal nuovo accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016, che prevede quindi la possibilità di erogare la formazione generale e-learning e la possibilità anche di erogare la formazione specifica relativamente al rischio basso, anch'essa in e-learning, anch'essa di 4 ore. Allora, vediamo un po' di entrare di più nel vivo, diciamo, di questo percorso. Queste sono le tematiche che sono state affrontate per la parte generale, che è, diciamo, la parte ad oggi disponibile sulla piattaforma del MIUR e che i ragazzi fruiscono in attesa poi di entrare in azienda. Sono 7 moduli, di cui l'ultimo, l'8º, è costituito da un test di valutazione finale che obbligatoriamente i ragazzi devono superare per ottenere la certificazione della formazione appunto fruita. Questo test ha diciamo, la possibilità di essere replicato per 3 volte. Allo scadere del terzo tentativo fallito sono costretti a ripercorrere e a rifare tutto il percorso formativo. Come vedete, le tematiche nella parte generale sono appunto tematiche generali, quindi introducono a quelli che sono i concetti fondamentali di salute e sicurezza, con un occhio soprattutto a quelle che sono le misure generali di tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori in azienda, diciamo che ripercorrono quella che è stata la filosofia del testo unico e quindi del decreto legislativo 81, fino ad arrivare ad un primo approccio della valutazione dei rischi, a quelle che sono le sanzioni previste per le inadempienze in materia di salute e sicurezza, e a quelli che sono gli organismi di vigilanza che sono preposti quindi all'osservazione diciamo di tutte le misure previste dal decreto legislativo 81. È chiaro che le tematiche sono complesse, ancor di più lo saranno diciamo nella parte specifica. Abbiamo cercato di rendere il più semplice e accattivante possibile il trasferimento di queste conoscenze, il trasferimento di queste tematiche. Lo abbiamo fatto con una serie di strumenti a supporto dello studente, con una serie di esercitazioni interattive che lo potessero in qualche modo invogliare ogni volta, diciamo, ad approcciarsi al corso, anche perché i moduli sono sequenziali, per cui se non passo il primo non vado al secondo, e per cui abbiamo cercato ad ogni modulo di rendere quanto più accattivante possibile la fruizione delle tematiche affrontate. Ci sono anche dei supporti a livello, diciamo, strutturale proprio del percorso. C'è una mappa
che indica, diciamo, tutti i moduli con le tematiche relative. C'è un glossario che viene predisposto all'inizio di ogni modulo, che ha una diciamo fruizione obbligatoria per cercare di agevolare la comprensione delle terminologie utilizzate all'interno del percorso formativo. In più, il ragazzo ad ogni modulo può scaricarsi dei PDF sulle tematiche del modulo appunto che sta seguendo per agevolare quindi la fruizione a video. Oltre alle indicazioni dell'utilizzo del corso che racchiudono un po' tutti questi aspetti che vi ho adesso elencato, oltre anche alla possibilità di utilizzare, diciamo, il percorso in diversi dispositivi tecnologici, informatici. Abbiamo detto che c'è una valutazione finale, quindi obbligatoria, c'è una soglia minima dell'80% da dover superare, al terzo tentativo fallito sono costretto a rifare il test finale, la valutazione ovviamente obbligatoria, tra l'altro ad ogni fine modulo c'è un quiz di autovalutazione che non è propedeutico all'accesso alla valutazione finale, ma che è propedeutico all'accesso al modulo successivo, nel quale anche il ragazzo si mette un po' alla prova per capire quanto di quello che è stato presentato nel modulo che ha seguito è stato appunto recepito da parte sua. Ne è stata prodotta anche, oltre alla versione standard, una versione accessibile, ovvero fruibile anche da parte delle persone appunto con disabilità. Abbiamo detto che abbiamo cercato quindi di renderlo il più accattivante possibile, e questo lo abbiamo cercato di fare attraverso l'inserimento di una serie di esercitazioni e quindi progettando una metodologia comunque didattica il più possibile interattiva. Questo ci è stato permesso proprio con l'utilizzo di videofilmati, con l'utilizzo di casi studio, di Game On, che poi vedremo nel dettaglio con la collega Tiziana, tentando appunto di rendere curiosi i ragazzi nella fruizione appunto del percorso stesso. Per quanto riguarda la parte specifica, attualmente ci stiamo lavorando, è più complessa ovviamente, i contenuti sono, diciamo, più tecnici, per cui stiamo cercando in qualche modo di utilizzare un linguaggio quanto mai più semplice possibile per trasmettere diciamo i contenuti di questo percorso. Abbiamo deciso di adottare questo tipo di classificazione per partire proprio dalle fonti di pericolo piuttosto che dai singoli argomenti, per cui mentalmente cerchiamo di canalizzare, diciamo, i rischi specifici in macro aree, che sono quelli appunto suddivise in rischi per la sicurezza, per la salute e trasversali, in modo tale che i ragazzi anche mentalmente abbiano un approccio più ordinato a quelle che sono le tematiche affrontate. Ci saranno 19 argomenti a corredo di questi 5 moduli, quindi il percorso è quanto mai complesso. Anche questo sarà corredato comunque di esercitazioni interattive, in particolare per i casi studi adotteremo anche dei video di Napo, che è, diciamo, il personaggio un po' simbolo diciamo di questa parte così tecnica, in quanto proprio i video realizzati da Napo attengono proprio a tutta la sfera di rischi specifici, che sono appunto quanto mai comprensibile al più vasto pubblico possibile, e quindi anche a quello degli studenti. Vi faccio vedere, prima di concludere e passare la parola alla mia collega, un piccolo trailer che è stato realizzato con la Direzione Centrale Pianificazione e Comunicazione appunto dell'INAIL, che descrive un po' sinteticamente, diciamo, quello che vi ho raccontato fino adesso, e quindi che cos'è il percorso formativo Studiare il Lavoro. Se puoi partire con il tutorial, grazie.
L'alternanza scuola-lavoro è un'esperienza formativa unica. Unisce il sapere al saper fare e al saper essere. Ti dà la possibilità di svolgere esperienze pratiche utili che ti permetteranno di connetterti con il mondo del lavoro. Ma per viverla al meglio dovrai essere protetto dai rischi e imparare ad adottare comportamenti sicuri per te e per gli altri. Per questo l'INAIL, l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha pensato e realizzato uno specifico percorso formativo sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da seguire in modalità e-learning, studiare il lavoro. Il corso è composto da 7 moduli con test intermedi. Troverai lezioni multimediali, un glossario, esercitazioni, video, giochi interattivi e tanto, tanto altro. Al termine del corso dovrai superare un test di valutazione finale. Avrai a disposizione 3 tentativi e se non dovessi riuscirci potrai ricominciare tutto dall'inizio. Alla fine riceverai un credito formativo permanente che sarà valido per tutta la tua vita e in qualsiasi ambito lavorativo. Cosa aspetti? Vai sul nostro sito e scopri tutti i dettagli. Vivi l'alternanza scuola-lavoro. Vivila in tutta sicurezza. Grazie, passo la parola a Tiziana. Allora, intanto buonasera, sono stata già presentata dai colleghi, intanto che riprendo un attimo il filo dei contenuti e dopo il tutorial. Dunque, riprendendo ciò che hanno detto i miei colleghi sulla nostra intenzione come gruppo di lavoro, intanto ci tengo anche a ricordare che accanto a me e Alessia e a Fabrizio hanno partecipato nel gruppo di lavoro anche altri professionisti delle strutture tecniche e professionali dell'INAIL. Quindi chiaramente un lavoro multidisciplinare dove ognuno ha messo in atto proprio la propria competenza per cercare di arrivare ad un progetto il più efficace possibile, il più mirato possibile, proprio per il target che andavamo ad avere, ma soprattutto perché, rifacendomi un pochino a ciò che hanno detto Fabrizio ed Alessia, ovviamente l'INAIL e in particolare la Direzione Centrale Prevenzione ha sempre ritenuto che è più difficile agire nel cambiamento di un adulto, quindi è chiaro che pur prendendo spunto dalla formazione andragogica, ma la fascia di età che abbiamo chiaramente esploso con la progettazione del pacchetto è più facile, addirittura se si parte, come già hanno detto i miei colleghi, dall'infanzia, si riesce a far sì che alcuni comportamenti, alcune prassi possano poi diventare abituali, cosa che invece nell'adulto il cambiamento è sicuramente qualcosa di molto più duro, molto più difficile da accettare. Quindi in questa logica, rifacendomi un pochino oltre ai contenuti studiati declinati per il target di riferimento, ovviamente in un prodotto e un pacchetto formativo e-learning il più interattivo possibile non potevamo non concepire delle metodologie attive e mirate, ma soprattutto tali da stimolare e da rendere sempre più il fruitore, che in questo caso era il discente, l'alunno, e per una consapevolezza, per interiorizzare ciò che chiaramente può essere il rischio. Trattandosi di un argomento e di un dato molto particolare, perché si parla sennò di percezione del rischio, ognuno di noi la percepisce in una data maniera, quindi è chiaro che partendo e agendo su dei ragazzi abbiamo cercato di stimolare affinché loro, con i contenuti e con le metodologie inserite, potessero metabolizzare e interiorizzare ciò che poi alla fine possa diventare il comportamento abituale. Infatti
Nel pacchetto ci sono, abbiamo inserito dei videofilmati, dei game on, dei casi di studio, tutte metodologie che chiaramente pongono lo studente, come già è stato detto prima, al centro di un processo di apprendimento dove lui però è protagonista stesso della metodologia alla quale si approccia. E i questionari stessi di autovalutazione, intermedi e il test finale con prove di errore o meno tendono a far sì che attraverso il prova e riprova, imparo facendo, si possa poi arrivare a trovare, a rendersi consapevole di un qualcosa che poi diviene abituale nel tempo, perché come abbiamo detto i ragazzi di oggi, come ha detto prima Fabrizio, saranno poi lavoratori di domani. E in un dato statistico che chiaramente a volte è più confortante, a volte meno, agire su ciò che è la formazione, agire su ciò che è la consapevolezza del rischio ci rende chiaramente sempre più allineati con quelle che sono poi le strategie e le dinamiche del sistema proprio sicurezza sul lavoro. Quindi naturalmente non possiamo non partire dal fatto che ormai l'uso dei videofilmati nella formazione, soprattutto in e-learning, è ormai prassi, nel senso che è consolidato, sì, però in sede di progettazione c'è da dire, quindi col mio gruppo di lavoro, c'è da dire che è uno sforzo molto importante quello di inserire dei filmati a monte, perché bisogna cercare chiaramente di scegliere un filmato che possa avere una certa, non solo autoconsistenza, ma possa in generale un impatto emotivo o comunque di riflessione su chi ne fruisce. Quindi uno sforzo importante nella scelta, ma che però poi dà sicuramente i suoi frutti, perché è una importante risorsa, diciamo a doppia lettura, da parte del docente, sia in aula che addirittura il docente progettista di un corso e-learning, che è chiaro che con un video filmato scelto chiaramente ad hoc, riesce a far sì che ciò che è difficile spiegare a parole venga invece interiorizzato meglio con l'esempio, con un impatto, con una memoria, rimanga nel tempo, nella mente. Tant'è vero, sappiamo tutti che una definizione normativa o comunque chiaramente una definizione di quelle che ci vengono, comunque ci calano anche dai testi di giurisprudenza o comunque del testo unico stesso, se spiegata così concettualmente come spesso si trova nei libri, rimane, si apprende anche a quel momento, ma rimane poi lettera morta, nel senso che nel tempo uno la dimentica già il giorno dopo. E sappiamo anche di quanto uno poi dice chiaramente del docente, di quanto si parla poi si vada a dimenticare. Invece un video con un esempio, con un filmato che possa comunque scatenare anche la riflessione attraverso anche un impatto forte, sicuramente rimane nel tempo e quindi può diventare, può aiutare a maturare quella consapevolezza che sicuramente i ragazzi riescono ad avere più facile, sono più sensibili anche per una questione di giovinezza, di gioventù, di capacità di flessibilità mentale che noi adulti sicuramente abbiamo di meno. Quindi in questo senso vorrei però far vedere dei video, degli spezzoni di quelli che sono state le nostre scelte di metodologia attiva e poi di commentarne uno alla volta. Quindi magari poi ti dico quando. Quindi mi puoi inserire trailer, cortometraggio. Vediamo il primo che è stato inserito appunto nel nostro pacchetto. 1, 2, 3. The past has come and gone. I'm done being alone. Looking back, I see how I pay the price for just being me. If there's a thing I know, I have to. Per esempio, questo è stato uno dei video scelti, dei corti, ecco, inseriti dentro nel pacchetto, perché che emerge, che cosa rappresenta comunque? Che sicuramente i bambini sono molto più sensibili a ciò che sono le norme, tant'è vero che il bambino al papà cerca di tappezza tutta la macchina e non solo l'ufficio di post-it sulla sicurezza, perché sicuramente, ecco perché l'INAIL dicevamo prima tutti e tre, chiaramente noi in particolare tendiamo a cercare di cogliere ciò che
più sensibile alla cultura della sicurezza, partendo proprio da progetti e prodotti formativi che vadano ad toccare i ragazzi della prima infanzia su, perché alla fine il ragazzino l'ha interiorizzato meglio e con un simpaticissimo gioco di post-it comunque ricorda al padre lavoratore quanto siano importanti alcune regole che magari invece date dalla fretta, dal sonno, anche della mattina, ci mancherebbe, quando uno va al lavoro, magari non prende in considerazione. Possiamo vedere invece il secondo, e qui vediamo come l'escalation di impatto visivo cresce certamente. Ecco, anche qui per esempio abbiamo visto quanto la consapevolezza del pericolo non è stata minimamente presa in considerazione, perché comunque un pochino data dalla sicurezza di se stessi, un pochino dalla spavalderia, nel senso di dire comunque non mi succede nulla, e quindi dalla percezione che ognuno di noi ha del rischio, i tre colleghi di lavoro, scendendo in un locale confinato dove erano comunque visibili, abbiamo visto dei segnali di avvertimento e di pericolo, non hanno preso in considerazione, non hanno adoperato le misure di sicurezza, non si sono quindi non hanno indossato i dispositivi di PPE che potevano proteggerli dalle esalazioni. E una normalissima mattinata di lavoro in cui appunto scendevano conversando tranquillamente, forse aspettavano già la pausa pranzo o qualche altro momento, si è visto come invece in un attimo si può capovolgere la vita non solo lavorativa ma la vita veramente di tutti i giorni, perché comunque entrambi, uno non ha potuto nemmeno soccorrere l'altro, perché chiaramente l'esalazione era talmente forte da dover trasformare una giornata normale, un momento di attenzione, perché l'attenzione non c'è stata, invece un qualcosa di fatale. Vediamo adesso 3,87, un altro filmato scelto. Questo sì, possiamo fermarci. Naturalmente questi filmati sono stati distribuiti chiaramente nei moduli di pertinenza, ecco, ma con questo corto di Valerio Mastrandrea, il regista, 3,87, tra l'altro un corto di 13 minuti che narra appunto delle morti bianche, presentato e vincitore della 62esima edizione del Festival di Venezia. Un contesto chiaramente anche questo di un cantiere normale dove si lavora e dove per una disattenzione, poi qui chiaramente sono spezzoni, il corto intero che comunque dura 13 minuti fa anche vedere il ragazzo che sta pensando a un quasi incidente che aveva avuto la mattina, lui era un motociclista e si era fermato a un millimetro dalla signora che stava investendo, quindi chiaramente la mente già era arrivata sicuramente un po' provata da quello che poteva essere una tragedia, non sapendo, inconsapevole, che se ne stava invece purtroppo verificando un'altra. E questo perché anche lì? Perché comunque si lavora in altezza, senza gancio di protezione, senza DP, magari ecco distratti, magari pensa stanchi, e in questo il regista da cui abbiamo avuto la liberatoria, perché chiaramente una delle cose importanti dei film da inserire o dei corti è quello di riuscire, proprio perché sono frammenti, fotogrammi, di riuscire in sede sempre di progettazione, di gruppo di lavoro, di trovare quegli spezzoni, quei momenti
di video che però riescano ugualmente a dare un impatto, nonostante non si veda il film intero, che presi dall'intero però possano comunque mantenere un nesso sequenziale tra quello che deve essere un crescendo di sensazioni, e in questo caso tali da poter ingenerare in chi ne fruisce una consapevolezza. Quindi Mastro Andrea ha iniziato con un incipit classico, poi è andato su una suggestione di immagini molto anche frenetiche e ricorrenti una sull'altra, proprio per generare un pathos che potesse essere però momento di riflessione, perché da queste cose si cercano, e noi che ci lavoriamo e che le progettiamo, di generare educazione alla riflessione, su quelli che sono i valori della salute e sicurezza, perché anche la salute e sicurezza è un valore altamente importante come gli altri. E una curiosità sul titolo, il 3,87 l'ha scelto Valerio Mastandrea perché nel 2005, anno di uscita del film, del corto, era la media purtroppo di quelli che erano gli infortuni giornalieri, quindi ogni giorno del 2005 secondo una media morivano 3, chiaramente chiaro, non è che un'altra persona si fermava in mezzo, diciamo era una media ponderata tra quelli che erano gli infortuni giornalieri, quindi sicuramente un dato e un corto tale da poter riflettere sopra. Chiaramente inserito anche, abbiamo visto che il ragazzo, soprattutto un ragazzo giovane, quindi sulla stessa linea di questi che sono i giovani di adesso, che vanno con le moto, che comunque sono un pochino, a volte un pochino hanno chiaramente la loro idea, la loro mente ancora piena di leggerezza, come è giusto che sia, ecco, ci è sembrato tale da poter scatenare un valore di riflessione. Se torniamo, che non è questa le slide di presentazione, sempre nell'ambito del progetto, del pacchetto, quindi un pacchetto interattivo, un pacchetto molto, se vogliamo, accattivante per i ragazzi, dove sicuramente non c'è tempo per stancarsi, considerato sempre che nella nostra logica sappiamo anche quanto l'e-learning a volte sia comunque, è chiaro, è una modalità asincrona spesso, o a volte è sincrona anche con i giochi, però se vogliamo devi stare lì, quindi per un ragazzo non è facile riuscire a essere concentrato, ma in questo caso noi intervallando contenuti con Game On, casi di studio che adesso vedremo, anche qui una piccola demo, sicuramente fanno in modo che queste 4 ore di formazione possano comunque passare in maniera non soltanto, non è un adempimento, noi l'abbiamo pensato non come l'adempimento, che chiaramente la norma ce lo impone, ma come un superamento della norma per arrivare a una consapevolezza di un ragazzo che nella vita di oggi poi diventerà adulto, sempre più adulto. Quindi per quanto riguarda il caso di studio, andiamo a demo caso di studio nella cartella. Ed è comunque, questo ve lo anticipo prima di vederlo, un dialogo aperto, è una costruzione di una metodologia didattica. Come puoi vedere anche nella copertina, abbiamo i cartelli di particolare interesse, cartelli di pericolo, cartelli di salvataggio, cartelli antincendio. Sì. I cartelli di particolare interesse, cartelli di pericolo, cartelli di salvataggio, cartelli antincendio e cartelli di divieto. Mi piace l'idea di riportare tutti i cartelli in copertina, permette una facile lettura. Beh, sono contento che apprezzi questa scelta. Se continui a guardare, poi abbiamo il capitolo primo che riguarda invece la normativa e abbiamo tutte le norme a partire dalla Costituzione della Repubblica Italiana fino al decreto legislativo numero 81 del 2008. Considera che le norme sono importanti quando ne abbiamo soltanto i riferimenti per motivi di spazio, però qualora ci fosse la volontà è possibile anche avere il testo integrale. È utile avere la raccolta di tutta la normativa, così si permette un più facile accesso per approfondirla? Assolutamente. Allora, qui si parte da un dialogo aperto tra, in questo caso, un professore e l'alunna, dove da una parte descrittiva
portata avanti dal professore, si arriva poi e la ragazza si cerca di stimolare anche l'interesse della ragazza prima a vedere quali sono le norme, quindi ciò che comunque diventa un po' più ostico, un pochino più didascalico, per arrivare invece a lavorare insieme su quelle che poi sono le possibilità di riuscire a capire ciò che da descrittivo diventa concreto. Tant'è vero che insieme alla ragazza poi alla fine del quiz, quindi il discente, No, perché qui adesso sistema, sì. Il discente che fruisce del corso, dopo si renderà conto da solo, autonomamente, con la possibilità di errore, perché lo dà, quindi se facciamo continuare, vediamo come si sceglie dopo aver visualizzato, si sceglie una soluzione che risulta sbagliata e chiaramente riflettendoci o magari riandando a rivedere il video, perché è possibile rivederlo, quindi è questa autoformazione in questo caso che si fa, si arriva alla soluzione idonea. Anche questa per far sì che gli studenti siano protagonisti di ciò che loro comunque mettono in campo. Ok, adesso ricomincio da capo e questo. Puoi toglierlo. E per abbiamo inserito anche, quindi come vedete comunque un pacchetto veramente molto completo e soprattutto ecco diversificato il più possibile, abbiamo inserito anche un game on e più game on. Se andiamo a vedere c'è anche proprio la demo del game on, che dovrebbe essere l'ultimo, così dopo ti sollevo da questa responsabilità. Deve scegliere con la modalità trascinamento, secondo la domanda chiaramente fatta in alto, chi fa il dovere di contribuire alla sicurezza, trascina, dice chiaramente sulla tendina, le persone che secondo te, gli chiede, sono quelle che contribuiscono. Naturalmente se si mette il manager, che è sicuramente la persona in questo caso non esatta, ti dice che è sbagliato, quindi si può riprovare. Ecco, per esempio questa è un'altra, sì, una demo che comunque anche qui c'è un pavimento bagnato, quindi ci si prova a dire qual è il segnale in situazioni pericolose, questo no, si rimette a posto. Lo stesso ragazzo trascina con il segnale giusto, e cioè di attenzione pavimento bagnato, si clicca per vedere se è comunque giusto, e il game ti dice che è superato. E questi chiaramente, al di là della grafica comunque piacevole, anche con colori leggeri se vogliamo, con una musichetta che è chiaro a noi adesso è diventata un po', se vogliamo, antipatica, nel senso che sono anni che la risentiamo, un po' inquietante più che altro, più che antipatica no, ci mancherebbe, però ecco, e comunque si danno anche questa la possibilità di essere protagonisti di ciò che è qualcosa dove, quindi errore, provando si impara, sì, ci può essere anche questo, sbagliando anche si impara, è una modalità guidata per rendersi sempre più partecipi di un protagonisti di un percorso che poi è un percorso di vita, se vogliamo. Questo pacchetto abbiamo scelto, come ha detto anche Alessia, però nel rischio basso, nella progettazione del rischio basso, la figura di Napo, che è per noi insomma è storico, un personaggio storico inventato ovviamente, creato dall'Agenzia Europea, e che addirittura ha fornito un sito di animazione computerizzato dove questo personaggio un po' goffo, un po' ingombrante, un pochino distratto se vogliamo, prova tenta quindi di è anche adatto ai bambini, perché insomma lo vedono tutti, i bambini adulti, riesce tramite il linguaggio non parlato, quindi qui si usa il non verbale, il paraverbale, ma che sapete meglio di me quanto sia importante nella formazione, perché arriva forse più di quanto invece il verbale non dica, sbaglia alcune cose, quindi alcuni comportamenti, e poi per arrivare alla soluzione giusta. Anche questo, che è comunque ormai consolidato come personaggio nelle nostre progettazioni formative, riesce a rendere, a stuzzicare un pochino la curiosità, e anche qui fare in modo che insomma la sicurezza abbia un senso nel momento in cui si mette in atto un comportamento invece che un altro. Concludo soltanto dicendo che questo pacchetto è già stato sperimentato presso alcuni plessi del MIUR, e noi siamo andati noi a fare comunque anche da tutor proprio nella fruizione proprio non soltanto di contenuti ma proprio tecnica, e poi l'abbiamo presentato nei mesi scorsi nelle città d'Italia ai dirigenti scolastici riuniti per poli regionali, quindi abbiamo coperto dal nord al sud più che potevamo insomma queste presentazioni, ed è stato presentato a fine marzo anche ai tutor dell'AMPAL, che
nella visione, nella logica del MIUR, seguiranno gli studenti in alternanza scuola-lavoro nella fruizione del corso stesso. Penso che io di aver detto tutto e vi ringrazio. Beh, grazie davvero. Sono le 5:15 dell'ultimo giorno del forum, quindi grazie per essere stati con noi. Arrivederci.